Lo sapete quanto ci tengo a sta partita, lo sapete quanto ci tengo. Forza, lato destro. Mancavano le respirazioni, oggi la facciamo perché oggi è d'obbligo. Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, è la seconda partita che odio di più questa qua. La prima è Verona-Milan, la seconda. No, la seconda, scusate, che odio di più perché la prima è Verona-Milan, la seconda è Milan-Verona. Sapete che parte del mio cuore comunque qua a Verona, ormai abito da tanti anni. A maggior ragione però ci tengo a non essere preso per il culo, perché se le cose non dovessero andare bene oggi, e Pioli, che già ho visto che boh, stai provando una difesa a tre, ho visto, prima zanzara, no, neanche, ma sono anche difficili da ammazzare ste bastarde. Comunque, ho visto che stai provando una difesa a tre. Fare gli esperimenti contro il Verona, secondo me, non è una cosa molto intelligente. Comunque, se tu hai deciso così, va bene, facciamocela andare bene. Ragazzi, il Verona, sono stato l'unico blogger che l'avevo dato praticamente salvo tranquillo, mentre tutti hanno detto il Verona ultimo, il Verona penultimo, il Verona retrocede, bla bla bla, cazzate. Il Verona è una signora squadra, ha davanti delle qualità, c'è Ngonghe, c'è Bonazzoli, c'ha Lazovic, che è buono anche lui. A me già l'esperimento, pur di metterlo in campo, Krunic addirittura, oggi gioca addirittura col 3-5-2, così almeno non può non toglierlo. Io spero che ti dica bene, perché se oggi toppi, per me te ne puoi anche andare fuori dei coglioni, te lo dico subito. Non toppare oggi, perché se tu oggi toppi, sta maglietta qua la vendo al mio amico australiano. Te lo dico subito. Comunque, partiamo con Sportiel! Tranquillo fra i pali, sei un ottimo secondo portiere. Potresti fare il primo portiere da qualsiasi altra squadra, in qualsiasi altra squadra, in qualsiasi altro club. Hai fatto una gran partita l'altro giorno, sei entrato veramente, hai dato sicurezza, hai dato proprio, mi sei proprio piaciuto tanto, ma tanto, tanto, tanto. Quindi per cui tranquillo, so che essere secondo di Magnan è una responsabilità comunque sia molto, 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 ma molto impegnativa. Però tu hai tutte le qualità comunque sia per farlo. Poi ho visto una difesa a tre con Tomori, con Ciao e con Kier. Anche lì. Mettere dentro secondo me Kier, boh, che con questi qua che sono veloci davanti, secondo me non è troppo una cosa intelligente, però se il mister ha deciso così, ok, va bene. Ci affidiamo comunque sia nelle mani del mister. Ragazzi, stiamo attenti perché lì davanti loro sono molto molto veloci e sanno giocare a pallone, c'hanno Ngonghe che è forte, Bonazzoli che è buono, Juric che a me non piace, ma quando entra comunque sia, quando c'ha due esterni che comunque sia che corrono comunque sia, è valido anche lui. Stiamo molto molto precisi nelle marcature dietro, sugli angoli soprattutto loro sono buoni. Noi non facciamo mai gol sugli angoli, ma ne prendiamo veramente tanti. Quindi stiamo molto 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 attenti dietro. Vi prego, per favore, vi prego. A sinistra gioca
Gioca Alessandro che si è comportato molto bene l'ultima partita. Fa riposare Tornandes. Fa questo turno. Tu stai facendo questo turno per contro il Verona, sei sicuro? Va bene. Ok. Gioca Alessandro. In mezzo gioca il suo fidanzato. Gioca Rade. Ok, va bene. Insieme mi sa Raiders, penso. Sì, gioca Raiders di fianco a Krunic. Mica Krunic non lo rileverebbe mai, ora piuttosto di far fare anche il portiere, ma toccali tutto, ma non li toccare Krunic. E a destra gioca Musa. Musa, ecco, già lì in quella posizione lì lo voglio vedere perché è una posizione che sinceramente mi intriga a vederlo comunque sia lì a destra. Ragazzi, questi corrono, ve lo dico subito che guarda che il Verona è una squadra che corre. Se giochiamo a 3 all'ora facciamo una figura di merda oggi. No, ve lo dico subito. A parte che arriveranno lì che sono avvelenati, perché col Milano sono avvelenati che è una vita che... È una vita che non vincono a Milano. Quindi vengono giù che sono avvelenati. Se entriamo in campo molli, nei contrasti, in qualsiasi altra cosa, sappiate che facciamo una figura di merda. Ve lo dico subito, ve lo scrivo se volete. Entriamo in campo cattivi e l'ultima partita l'abbiamo persa. Ok? Già, vincendo questa, comunque sia, vai lì a tot punti, va anche abbastanza bene comunque. Per quanto riguarda la classifica, ma se non vinci oggi è veramente, veramente si complica ulteriormente già una situazione che comunque sia ci abbiamo già un gap con l'Inter che secondo me è molto, molto, molto elevato. A destra gioca Christian, a sinistra, visto che gioca Leao, dovrebbe giocare Leao? Sì o no? Dovrebbe giocare Leao, vediamo un attimino se fa giocare Leao o fa giocare Christian da una parte o Chukwu dall'altra, non lo so. Con Giroud davanti dovrebbe giocare. Comunque sia, chi gioca, gioca, perché tanto comunque entrerà tutti, che sia Okafor, che sia Giroud, che sia chi cazzo sia. Entreranno comunque sia tutti. Oggi no, no, per me oggi, guarda, la partita più brutta è quella di oggi. La partita veramente più brutta è quella di oggi. Io ci tengo tanto a sta partita, ragazzi. Guarda, no, no, non sto caricando ulteriormente la squadra per il rispetto della città, comunque, perché comunque sì, a me viene difficile quando giochiamo qua, cioè quando giochiamo contro questa città qua che mi ha dato da mangiare per ormai. Sono sconosciuto Cristina 27-2016, era Turtle Bar. Beh, saranno almeno 17, saranno 6 anni ormai che mi danno da mangiare, quindi sapete però quanto è importante per me, perché se per anche caso strappano un pareggio a Milano, domani mi fanno un culo così e tu te ne puoi anche andare a fanculo, te lo dico subito. Tu sei sotto osservazione oggi, te lo dico subito. Occhio alle scelte che fai, occhio al turnover che hai fatto. L'hai scelto tu, eh? L'hai scelto tu, sto cazzo di turnover. Io non ti dico altro, punto. Io, sinceramente, cioè, nelle squadre che vedo comunque sia in Premier League, in Bundesliga, cos'è? Gioca la stessa squadra, punto. Poi quando si fa male uno, punto, entra l'altro. Però tutto sto turnover, sinceramente, questo cagamento sotto. Io non lo condivido. Quello che condivido con voi è vincere questa cazzo di partita. E sarà veramente, veramente una partita difficile. Ve lo dico già subito. Non pensiamo di fare una passeggiata di salute, di fare entrare in campo, fare le ballerine. Ok? Se poi non tiriamo in porta, o meglio, tiriamo in porta come abbiamo fatto con Newcastle, che al posto di mirare la porta, chiudiamo gli occhi, tiriamo e miriamo i difensori avversari. Tanto vale che tiriamo, sinceramente. Comunque,
Tutti insieme, ragazzi, scusatemi l'entusiasmo che non c'ho di solito, però per rispetto della città non posso averlo. Andiamo a vincere sta cazzo di partita. Dai, raga! Dai, su! Dai, dai, dai!